Ci accingiamo a sottoscrivere un contratto relativamente alla parte economica tra qualche minuto, dopo una trattativa tranquilla, una trattativa serena. Questa è la testimonianza che quando si legifera, comunque ci si ritrova con un obiettivo comune, che è quello della valorizzazione, in questo caso del personale, non solo della scuola ma anche degli enti di ricerca, dell'università e dell'AFAM, ecco, questi sono i risultati. Certo, come diceva lei, questo è un punto di partenza, ci aspetta da domani non una battaglia ma comunque un grande lavoro che ci porterà appunto a chiedere più soldi da mettere alla finanziaria per poi contrattualizzare nel 2023, oltre alla discussione, alla negoziazione della parte normativa che, come più volte è stato detto, oggi non viene chiusa. La parte normativa molto interessante e che contiene degli istituti giuridici che non sono stati mai presenti nel contratto collettivo nazionale del lavoro. Mi riferisco per esempio alla valorizzazione del personale del DSGA, mi riferisco alla modifica degli ordinamenti del personale ATA e del personale degli enti di ricerca dell'università e dell'AFAN, mi riferisco alle relazioni sindacali, mi riferisco al contratto sulla mobilità oppure al lavoro a distanza. Tutti istituti giuridici importanti che abbiamo ottenuto di metterli nel contratto collettivo nazionale del lavoro, attraverso il quale cercheremo di modificarli e monitorarli e direzionarli nel migliore dei modi.